Siamo all'Onigo, raduno della Protezione Civile, edizione 2019. Siamo con Luigi Rigo, editore e direttore responsabile della rivista 112 Emergence. Luigi, ci racconti com'è nato il giornale, qual è l'idea alla base e perché tutti i mesi ci mandi le tue notizie sulla carta patinata? Beh, l'idea è nata per quando il ministro dell'interno era Maroni, e quindi l'obbligatorietà del numero unico per le emergenze in base alla direttiva CE, del numero unico europeo per le emergenze. Durante la sperimentazione che partì nel 2010 a Varese, e da lì siamo stati invitati con il nostro presidente, il compianto onorevole Giuseppe Zamberletti, siamo stati invitati alla presentazione di questa sperimentazione che è partita appunto a Varese, e da lì è nata l'idea di fondare proprio il numero unico europeo per le emergenze. Tant'è vero che pochi giorni fa il sottosegretario all'interno, nonché vice capo della polizia con delega ai vigili del fuoco, ha addirittura stanziato dei fondi per ampliare il numero unico europeo a quelle regioni che ancora tutt'oggi manca, tipo l'Emilia Romagna, la Campania e altre regioni. E da lì è nata proprio l'idea, insieme al nostro presidente Zamberletti, di fare questo nuovo mensile, proprio per portare un po' la comunicazione a tutta la grande orchestra della Protezione Civile sul nostro territorio, ma anche, se vogliamo, in alcuni paesi europei. Ecco, hai citato Luigi, un nome che appunto ci ha lasciato poco tempo fa e che ricordi nel tuo ultimo numero di 112 Emergency con un lunghissimo articolo pieno di aneddoti e di testimonianze. Dici qualcosa della tua esperienza con il ministro Zamberletti? Beh, lui è un uomo straordinario, tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Era un uomo semplice, straordinario. Lui si occupava e vedeva solo la protezione civile, era la sua materia, che penso che sia un uomo così nasca ogni 100 anni. E quindi da lui è partita la protezione civile, è partita in Italia nel 76 durante il terremoto del Friuli e l'Irpinia nel 1980, e lì nacque proprio l'idea voluta da Zamberletti di creare il Dipartimento della Protezione Civile. E nell'81, fondato il Dipartimento della Protezione Civile, decise di fondare anche un mensile, una rivista che si occupasse proprio dei problemi del nostro territorio, visto che noi, il nostro paese è uno dei paesi più belli in Italia, ma ahimè è anche il paese più a rischio in Europa, il terzo a rischio in Europa, è il primo paese a rischio in Europa è il terzo al mondo dopo il Giappone e la California. E quindi lui, questa sua mania di voler informare e fare addirittura prevenzione laddove in quelle regioni esistono i maggiori rischi. E quindi lui, l'idea era quella di comunicare a tutta la grande orchestra della Protezione Civile l'informazione e come prevenire dai vari rischi sul territorio. Lui infatti aveva vissuto, come hai giustamente ricordato, i terremoti del Friuli, dell'Irpinia, in prima persona come commissario straordinario, straordinario per quelle emergenze. Esattamente, lui infatti era commissario straordinario sia in Friuli e anche in Irpinia. Dopodiché, con la fondazione del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, è stato il primo ministro della Protezione Civile. E si accorse che la prevenzione era quella che avrebbe aiutato a gestire le emergenze del allora futuro, oggi presente. Certo. E la prevenzione si fa soprattutto attraverso l'informazione. Da qui la presenza di un mensile come il tuo non può che essere nella linea del pensiero del ministro Zamberletti. Per 32 anni, già nell'81, avevamo fondato la rivista nazionale della Protezione Civile Italiana. Dopodiché nel 2010, quando partì la sperimentazione del numero unico europeo, anche lo stesso Zamberletti mi disse: Luigi, dobbiamo occuparci anche, andare anche oltre il nostro territorio, guardare anche all'Europa. E quindi da lì è proprio nata l'idea di fondare il nuovo mensile 112 Emergencies, e che abbiamo avuto il piacere fino pochi giorni fa di averlo non solo al nostro fianco sempre, non ha mai mancato a darci dei consigli, dei suggerimenti,
ma fino a pochi giorni fa lui era presidente del nostro comitato tecnico scientifico della rivista. Abbiamo avuto questa occasione di ricordare il ministro Zamberletti, che sarà sempre con noi nella sua idea di base, che è quella che ci guida tutti i giorni. Ringraziamo ancora Luigi per tutto quello che fa e per come divulga l'informazione, e a presto da Lonigo e dal Raduno della Protezione Civile.